Ecco, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di RAISE ETF, specifico per il mercato italiano. Io quest'oggi sono qui con Giada. Giada è la fondatrice, come potete vedere, di New Frontier Data. New Frontier Data è la casa di ricerca con cui collaboriamo per lo sviluppo del nostro prodotto appunto sulla cannabis terapeutica, sulla cannabis medica. Giada, oltre ad aver fondato New Frontier Data, prima ancora è nata proprio nel mondo della finanza, quindi ha un background un po' come il nostro finanziario, però poi ovviamente ha deciso di fare l'imprenditrice creando una serie di aziende, tra cui la sua ultima, New Frontier Data, appunto. È una delle esperte a livello mondiale più importante per quello che riguarda il mondo della canapa terapeutica. E siamo fortunatissimi perché parla anche l'italiano, quindi Giada, grazie mille di essere qui con noi. Spendere due parole sul funzionamento. Farò una piccola presentazione io su RAISE ETF per quelli di voi che ancora non la conoscono, giusto qualche minuto sulla nostra azienda, cosa facciamo. Dopodiché darò la parola a Giada che farà la parte principale della presentazione parlandovi proprio del settore della canapa, in particolar modo della canapa terapeutica, quali sono le novità, quali sono gli sviluppi, cosa ci si aspetta andando avanti da questo settore. E per concludere parlerò di nuovo io qualche minuto sull'opportunità di investimento, quello appunto che è il nostro prodotto sul Rise Medical Cannabis. Allora, inizierei quindi con, se avete domande ovviamente scrivetele in chat, cercheremo di risponderle alla fine, manderemo il materiale a tutti quanti, quindi in caso non riuscissimo a rispondere a tutte le domande, non preoccupatevi, vi risponderemo privatamente poi via email. Allora, partendo con RAISE ETF, RAISE ETF è la prima casa europea specializzata unicamente nella costruzione degli ETF tematici. Quindi, da noi non troverete altri prodotti come Fixed Income o Smart Beta o via dicendo. Noi sappiamo fare gli ETF tematici e facciamo quello. Perché gli ETF tematici crediamo che sia il futuro dell'investimento, quindi che sia un modo diverso per allocare nel portafoglio per fare degli investimenti in maniera diversificata e creare alfa all'interno del portafoglio dei vostri clienti. Il team che ha creato appunto RAISE ETF sono queste quattro persone che vedete nella slide. Loro non sono altro che le stesse persone che fondarono all'epoca la piattaforma di Canvas all'interno di ETF Securities. Quindi portarono loro appunto i primissimi ETF tematici in Europa, in particolar modo con il Robotics nel 2014, seguito da Cyber Securities e via dicendo. Quindi RAISE è la seconda loro avventura all'interno dei prodotti tematici. Questa slide la vedrei velocemente, era giusto per farvi vedere un pochino l'ecosistema, il sistema su cui lavoriamo, quali sono i nostri partner principali, in particolar modo Devi Global Fund Management. Loro sono un investitore istituzionale che fondamentalmente supporta RAISE. Fa sempre piacere avere le spalle un po' larghe, soprattutto di questi tempi. Ad oggi abbiamo lanciato quattro prodotti, i primi due prodotti nel febbraio dell'anno scorso, Cyber Security and Data Privacy, appunto prodotto sulla cannabis terapeutica di cui vi parleremo oggi, e poi a settembre abbiamo lanciato gli ultimi due prodotti, uno su sostenibilità alimentare e sulla tecnologia dell'educazione. Cosa fa RAISE ETF di diverso rispetto agli altri e motivo per cui abbiamo anche Giada qui oggi con noi? Abbiamo un approccio leggermente diverso. Al posto di andare sul mercato a fare una partnership direttamente con un index provider, quindi con un Nasdaq di turno sull'Active o tanti altri, noi facciamo uno step indietro. Una volta identificata la tematica, cerchiamo chi a livello mondiale sia l'esperto in quella tematica. Ovviamente noi di RAISE non sappiamo tutto e quindi ci appoggiamo a persone come Giada e la sua azienda New Frontier Data, che invece sono esperti assoluti nell'ambito della cannabis. Quindi
Quindi dalla collaborazione tra RISE ETF e New Frontier Data nasce poi un indice, un prodotto, un universo a quale vengono applicate le regole passive degli ETF. Se non è tutto chiaro, non vi preoccupate che poi alla fine della presentazione vi farò vedere tutti gli step. In realtà è più facile vederlo su una slide che a dirlo a voce. Detto questo, io ho finito la mia parte su brevissima su RISE e passerei soprattutto la parola a Giada, dato che insomma siamo qui apposta per sentirti. Grazie Emanuela, è un piacere. Prima di tutto voglio ringraziare al team RISE ETF per invitarmi di nuovo. Questa è la seconda opportunità che ho avuto e poi farlo in italiano per me è proprio un'opportunità eccezionale. Spero che un po' pure per voi, anche se come ho detto prima il mio italiano sta migliorando, ma mi scuso in anticipo per qualche errore di vocabolario e se incomincio a parlare italo-english non c'ho d'altra, ma Emanuela sempre mi aiuta, dunque grazie in anticipo. Allora, oggi infatti quello che vorrei fare è dare una visione macro a quello che è il mondo del cannabis medicinale, che veramente oggi è un mercato internazionale con delle forze di mercato e delle dinamiche molto uniche che presentano delle opportunità molto uniche. E vado a parlare di tantissimi dati, e le slide c'hanno tutte, sono ricche in dati, dunque io quello che cercherò di fare è spiegare un po' l'impatto di questi dati, ma comunque, come ha detto Emanuela, questa presentazione sarà inviata. Dunque vi potete studiare proprio tutti i graph in un futuro. Allora, prima di tutto, questa questione che è un mercato internazionale. Infatti, oggi il mondo del cannabis, soprattutto dopo che nel 2020 hanno legalizzato in Ghana, nel Lebano, in Rwanda e in Malawi, stiamo parlando di un mercato di quasi 70 paesi che hanno legalizzato nel mondo intero. In Stati Uniti adesso siamo arrivati a 38 stati, con altri 12 che si anticipa che staranno legalizzando di qui ai prossimi 2 anni. Dunque veramente un mercato globale. Con un aumento nell'uso del cannabis, soprattutto medicinale, molto importante. Infatti dal 2009 al 2020, dunque alla fine dell'anno scorso, abbiamo già visto un aumento di più del 50% nell'uso terapeutico. Altre cose che sono importanti di capire in questo mondo globale del mercato del cannabis è che l'individuo in sé, come l'individuo in sé vede questa pianta, è cambiato. Infatti in Stati Uniti 2/3 degli adulti sono pro legalizzazione di cannabis. Quando io fondassi la società nel 2014, che veramente pensavano tutti che io ero pazza, soprattutto venendo del mondo bancario, in Stati Uniti ogni 3 persone di 10 erano pro cannabis. Dunque abbiamo visto un cambio veramente molto importante nella percezione di questa pianta e dell'uso di questa pianta. Nel senso della domanda in sé, ogni anno per gli ultimi 5 anni, quando uno vede Stati Uniti e Canada insieme, vediamo una spesa totale di più di 25 miliardi per anno. Questo tutto nel mondo legale, dunque è substantial. E l'ultima cosa che vorrei dire è che stiamo vedendo pure un'accelerazione di quello che è l'innovazione nella ricerca, che pure questo sta spingendo questa adozione del mercato. Non solo nell'America del Nord, ma adesso stiamo incominciando a vedere delle ricerche serie in Europa, ma anche in Asia Pacifica, soprattutto in Australia e in New Zealand. Altre cose che stanno veramente, che sono catalistiche, nel senso di questo impatto mondiale, è che le regolazioni in organizzazioni tipo la UNO, World Health Organization, dentro la UNO, hanno pure dato più credibilità a questa pianta. Infatti abbiamo visto molto recentemente questo voto nella UNO che ha riclassificato la pianta di cannabis e l'ha tolta
di quello che erano le droghe forte, l'hanno tolta di là. Mentre questo stava succedendo, c'erano altre cose che stavano allo stesso tempo, simultaneamente, arrivando in altri paesi. Per esempio, Messico, che è uno dei mercati più grandi accanto di Nord America, nel senso di demografica e consumo, sta a punto di legalizzare. Come ho detto prima, Lebano, Ghana, Malawi e Rwanda, dunque adesso stiamo avendo pure questo impatto di legalizzazione in un nuovo continente, il continente di Africa, quando già sappiamo che in Latin America ci sono almeno 12 paesi che hanno legalizzato. L'ultima cosa che vorrei dire è che in Stati Uniti adesso una delle cose che pure sta facendo questa catalizzazione della continuazione di ingrandimento del mercato è che fino a recentemente c'erano ancora problemi regolatori bancari, ma adesso sotto l'amministrazione di Biden stanno passando un atto che si chiama il SAFE Act, che aprirebbe l'accesso a investimenti e al come si dice? L'italiano, accesso a capitale delle banche che non c'era prima. Dunque che si aspetta che questo accesso al capitale aiuterà a tutte le aziende dentro del cannabis in Stati Uniti a crescere e a avere un'espansione. Infatti, anche se il mondo regolatorio del cannabis è ancora in un momento early, non primitivo, ma è presto, perché come anche Stati Uniti, che è uno dei mercati più maturi, ancora c'ha dei problemi regolatori. Quando uno incomincia a comparare questo mercato con altri mercati grandi e maturi internazionali, veramente sta arrivando molto velocemente ai stessi livelli. Infatti, quando lo compariamo con, per esempio, l'industria del tabacco, del fast food, della birra e dell'alcol in generale, dei cosmetici, stiamo vedendo che sono il cannabis è arrivato a più di 400 miliardi in vendite legale mondialmente. Infatti questo numero dell'anno scorso adesso è già aumentato del 18%. E un'altra cosa che è importante di capire è che c'è molta connettività entro l'industria di cannabis e queste altre industrie importanti, sia cosmetici, sia alcol, sia fast food o tabacco. E infatti c'è un'altra slide che ne parla un po', nel senso che vediamo delle grandi aziende multinazionali che stanno adesso entrando per capitalizzare a questa opportunità di consumo che c'è nel cannabis. Una cosa che è stata molto consistente, almeno dal 2014, quando New Frontier Data ha incominciato a studiare questo mercato di una maniera seria, è che le patologie mediche sono consistenti, sono molto stabili. Con oggi un mercato di pazienti di più di un miliardo, 1.2 miliardi mondialmente, e stiamo vedendo una espansione nei tipi di patologie, anche se le prime patologie sono molto consistenti, ne parlerò adesso fra qualche minuto, le nuove patologie alle quali si sta applicando la pianta di cannabis medicinalmente sono di più. Infatti oggi le più importanti, con delle ricerche molto più sofisticate di quelle che avevamo visto 5 anni fa, includono i dolori cronici, che quello è stato sempre, cancro. Adesso ci sono ricerche in Australia e in New Zealand che stanno applicando parte della pianta per aiutare al cancro del seno specificamente, Alzheimer. Una delle cose che soprattutto nell'America del Nord stiamo incominciando a vedere è pazienti che non vogliono più usare gli opioid per dolori, ma perché c'è l'effetto di addizione, e stanno incominciando a voler usare il cannabis medicinale per quello che è dolori, per questioni di immunologia tipo HIV/AIDS, epilepsy. Non so se quanto si è saputo qui, ma nell'America del Nord la legalizzazione del cannabis originalmente è successo per una bambina con epilepsia che si chiama Charlotte,
E infatti pure nel Canada è successo così. Dunque epilepsia, una delle patologie molto importanti dell'uso del cannabis. E poi artritis, Parkinson, glaucoma. Artritis è una cosa che stiamo vedendo l'applicazione molto più importante in quello che è in Europa, specificamente. Una delle ragioni per le quali queste alte industrie multinazionali più mature che sono, si interessano a questa pianta è perché veramente quello che sta succedendo, stiamo vedendo l'emergenza di un gruppo di consumatori molto diversi agli altri. Il consumatore di cannabis è uno è la prima volta che abbiamo visto un nuovo gruppo veramente di consumatori unico negli ultimi 20 anni. Perché si comportano diversamente altri consumatori. Per esempio, una delle cose che stiamo, una delle percezioni che c'erano inizialmente, tipo nel 2018, è che l'uso di cannabis era in maggioranza per uso recreazionale e che sarebbero stati, you know, i ragazzini di 17, 18, 20 anni. Ma infatti quello che stiamo incominciando a vedere è che l'uso più alto è entro la popolazione dell'età di 35 a 54. E in più, altre cose che stiamo incominciando a vedere, è che questo uso recreazionale, e quando uno vede le ragioni recreative e le ragioni medicinali, stiamo incominciando a vedere una convergenza, non so se quella è la parola, ma che stanno incominciando a unirsi. E infatti, oggi, il 70% di consumatori medicinali sono di un'età più matura e stiamo vedendo questo uso recreazionale che veramente sta diventando meno dominante nel mercato. Infatti, quando incominciamo a vedere questa ricerca dentro dell'utilizzo del cannabis tra consumatori, quando vedete là a destra le 5 ragioni per usare ragione medicinale di benessere o ragione recreazionale, potete vedere che queste le ragioni sono quasi le stesse. Stiamo parlando soprattutto adesso in tempo di Covid, dopo Covid, e ne parlerò in un momento. Si tratta veramente di relazazione, si tratta di rilievo dello stress, il togliere ansietà, il poter dormire meglio o aiutare a addormentarsi. E poi ci sono certo ancora queste cose di dolore cronici, che è sempre stata una cosa per la quale è stato usato il cannabis. Ma alla fine, usando recreazionalmente o usando medicinalmente, quello che stiamo vedendo è che il cannabis è più usato per quello che è stress e anxiety management, soprattutto adesso. Infatti, quando cominciamo a vedere l'evoluzione dei pazienti nel mondo di cannabis e perché che medicine vogliono rimpiazzare con il cannabis, vedete tutte queste qua a sinistra. Il 72% di persone che usavano una medicina farmaceutica per questioni anticonvulsanti, tipo epilepsia, stanno incominciando a usare con quella medicina il cannabis. Il 32% infatti lo ha tolto completamente. Lo stesso sta succedendo con condizioni tipo glaucoma, migraglia, nausea, quello soprattutto in pazienti che stanno facendo la chimioterapia. Quello che è cose tipo Adderall, che aiutano con il ADD e ADHD, medicine per andare a dormire, e poi cose un po' più complicate tipo antipsychotic, e come ho detto prima questa idea che i pazienti non vogliono più usare le medicine basate nelle opioid e stanno cercando di toglierle e rimpiazzarle con una cosa che è percevuta a essere più naturale senza gli effetti addittivi quando si tratta di management del dolore. Che vuol dire
Dunque, qual è l'impatto ai prodotti dentro di questo mercato? Abbiamo parlato del mercato globale, abbiamo parlato del consumatore e quello che sta, i cambi e l'evoluzione del comportamento dei consumatori, ma che vuol dire per i prodotti? Una cosa che abbiamo trovato che è abbastanza interessante, dai 2014 al 2016, perché gli unici prodotti veramente che c'erano erano quelli basati al fiore, abbiamo visto che effettivamente c'era un alto uso di quello che è il cannabis in forma di fiori, che sarebbe per fumarlo. Del 2016 al 2019 abbiamo visto un'esplosione di nuovi prodotti al mercato, i vaporizer, i cioccolatini, i gummy bears, che se le gocciole. E si è visto infatti in quel periodo quello che sembrasse che questi prodotti andressero al di là del fiore, ma infatti non è così. Soprattutto adesso dopo Covid, il fiore rimane il prodotto più importante nel mondo del consumatore, globalmente, non solo nell'America del Nord. E ci sono varie ragioni per questo. Una di queste è Covid, che ne vado a parlare in un momento, ma l'altra è pure la ricerca. Al processare il fiore si sembra che si stiano perdendo certe terpene, che sono io non sono una scientifica, dunque non vorrei dire qualcosa che sembra un po' scema, ma sono le terpene è una delle cose chimiche dentro la pianta che ha degli effetti più medicinali. Infatti i pazienti che stanno facendo chimioterapia non possono né mangiarlo né fare le gocce, lo devono proprio fumare per avere il rilievo che si prende con queste terpene. Parlando di nuovo di questi prodotti e questa dinamica fra il consumo recreativo e il consumo medicinale, come potete vedere qui, l'uso medicinale continua a essere più alto che quello recreazionale e c'è veramente una parallela è molto consistente, nel senso che tutto il consumo sta crescendo e l'uso medicinale e recreativo si sono quasi stabilizzati. Ma una cosa che possiamo vedere anche è che anche se l'uso recreativo è cresciuto, stiamo vedendo una variazione molto più alta in quel mondo, soprattutto basato a certi mercati che si sono aperti recentemente recreativi. Infatti una delle cose che vediamo, c'è sempre un spike nel mondo dell'uso recreativo dopo che si apre un nuovo mercato. In questo momento per esempio c'è stato in New Zealand, ma pure in Stati Uniti ci sono stati altri 5 stati che hanno aperto e poi si stabilizza e rimane questa dinamica fra il mondo medicinale e recreativo. L'impatto del Covid è stato realmente importante a tanti livelli e lo sappiamo, ma nel mondo del cannabis è veramente stato un catalista in varie maniere. Prima di tutto abbiamo visto veramente il consumo in sé è salito moltissimo. Infatti abbiamo visto più del 42% di increment di aumento in vendite, lo quale è abbastanza importante perché di anno a anno, del 2014 al 2019, avevamo visto del 25 al 33% di aumento in consumo, mentre dopo Covid abbiamo visto veramente la media per consumatore di quello che compravano di quasi del doppio. Uno. Due, la maniera nella quale il consumatore stava usando il cannabis. E questo è abbastanza logico. Quando prima di Covid si usava molto più in situazione sociale, ovvio, adesso no. Lo quale pure ha avuto un impatto nel fatto che l'individuo in sé
lo veramente lo sta usando per questione di sentirsi meglio individualmente verso il divertirsi in situazione sociale. Infatti, 72% delle persone che abbiamo fatto un survey hanno detto che infatti la maniera nella quale loro hanno utilizzato il cannabis prima COVID e dopo COVID ha cambiato di una maniera materiale. E infatti, di che maniera? Veramente per questione di aiutarsi mentalmente. Quello che potete vedere qua è che quando vedete l'età, la quantità e quante volte al giorno si usa, si vede che c'è un aumento in uso diario per ogni paziente. Infatti il 52% dei consumatori, dei pazienti, dicono che lo stanno usando molto di più veramente per aiutarsi a sentirsi meglio mentalmente. Una cosa pure interessante è che potete vedere qui che dell'età di 35 a 54 sta incominciando a essere il uso più alto che quelli entro i 18 e 34. In Europa specificamente, che qua non si vede, ma in Europa specificamente stiamo vedendo un interesse di consumizione a quello che ai pazienti di più di 50 anni. E di nuovo questo ha a che vedere con cose tipo pure artritis e altre patologie che si vedono più in Europa. Il sviluppo del mercato in relazione al mondo regolatorio, ma pure a questi altri settori più maturi. Ci sono cinque forze del mercato che veramente stanno creando un ambiente di, in inglese dice il perfect storm, una convergenza di forze che veramente stanno spingendo il mercato e lo stanno obbligando a ampliarsi e a toccare altre industrie importanti. E le cinque cose sono, e certe ne ho già parlate, COVID. Il COVID veramente ha aumentato il livello di stress e ansietà e ha isolato le persone, lo quale ha fatto che il consumo è ovviamente andato su. Elezione in Stati Uniti, il passaggio di Trump, un'amministrazione repubblicana, a Biden, un'amministrazione democratica, ha cominciato a aprire il mondo regolatorio. Come ho detto prima, possibilmente entro quest'anno si vedrà il passaggio del SAFE Act, che aiuterà a dare questo accesso al capitale alle aziende dentro del mercato, ma anche aziende fuori del mercato che vogliono entrare al mercato. L'espansione globale nel senso di quanti paesi hanno legalizzato. Io ho avuto l'opportunità di vedere dal 2014 al 2018 Stati Uniti incominciando a 8 stati di legalizzazione e arrivare a 40. In metà di quel tempo abbiamo visto la legalizzazione globale che è andata di 5 paesi a più di 70. Dunque veramente incredibile la velocità nella quale la legalizzazione soprattutto medicinale ha coperto il mondo intero. La domanda è prova di recessione e questa è una cosa molto interessante. Alla fine del 2019, quando noi stiamo incominciando a progettare l'impatto, prima di sapere che COVID succedesse, ma semplicemente si stavano incominciando a vedere le variabili di una recessione, e una delle domande era se cannabis arriverebbe a essere recession proof, dunque immuno alla recessione, come altre industrie tipo l'alcol, preservativi, cioccolato, Netflix. E infatti è così. Il cannabis è adesso entrato nella lista corta di mercati che sono immuni a una recessione economica. Infatti ha
un impatto e rivertito, aiuta al mercato. Infatti abbiamo visto una grande crescita in consumo. E finalmente l'innovazione di tutto quello che le tecniche di infusione a quello che è food and beverage, alimenti ma pure bevite. Infatti una delle ragioni per le quali stiamo vedendo delle grandi aziende multinazionali dentro di quello che è birra ma altre, l'alcol, entrando al mercato e cercando di portare al mercato nuovi prodotti con CBD soprattutto. Parlando di quello che vediamo nel futuro, in questo qua specificamente a Stati Uniti, ci sono 38 mercati che hanno legalizzato, 18 per uso recreazionale, ma ce ne sono altri 18 che entro i medicinali e recreazionali che pensiamo che di qui al 2022 si legalizzano, lo quale farebbe che Stati Uniti, che è ancora oggi il centro di consumo, sarebbe completamente legale. E dunque quello pure si aspetta che avrà degli impatti in quello che è il mondo regolatorio di Stati Uniti, nel senso l'impatto alle opportunità del mercato in quanto a che vedere a import-export, eppure all'interesse di investitori e aziende non statunitense all'entrare al mercato, sia con un prodotto o con investimenti. Qualche esempio per illustrare questa non unione ma convergence, non so come si dice in italiano, di questi mercati maturi dentro l'industria. Ci sono almeno tre transazioni che sono successe negli ultimi anni che illustrano la importanza che questa industria sta avendo a altri mondi, tipo e nella industria farmaceutica, l'acquisizione di Jazz Pharmaceutical a GW Pharmaceutical per più di 7 miliardi di dollari. GW Pharmaceutical era la prima società focused. Specializzata a prodotti farmaceutici basati al cannabis. Facevano solo questo, è una società basata in Inghilterra e è stata la prima società a avere un prodotto farmaceutico che è passato dall'FDA in Stati Uniti, maggiormente per uso contro l'epilepsia, acquirita recentemente per più di 7 miliardi da una società farmaceutica tradizionale multinazionale. Nel mondo del tabacco, altre Acronis, una transazione di quasi 2 miliardi, di nuovo illustrando che il mondo del tabacco, che sappiamo tutti che l'uso di tabacco sta scendendo, stanno cercando un'opportunità di vedere come possono mitigare questa ascesa in consumo e stanno entrando al mondo del cannabis. E alcol, anche birra e alcol, e l'investimento di più di 4 miliardi di Constellation Brands nella società di Canopy Growth, e adesso questa società essendo pubblica. Dunque stiamo vedendo delle transazioni veramente importanti che stanno illustrando dove sta andando il mercato di una maniera di investimento e finanziaria. E poi un'altra transazione che è veramente interessante è quella che stiamo vedendo adesso della società Tilray Onafria, che è una fusione delle due società che va a creare la compagnia più grande di cannabis nel mondo, lo quale illustra l'aspettazione del consumo a livello mondiale. Questo avrebbe una capitalizzazione del mercato di più di 8 miliardi e dovrebbero generare più di 81 milioni di dollari di risparmio annuali. Last but not least, come si dice in inglese, finalmente Canopy Growth adesso sta pure in tramite di fusione con Acreage Holding. Di nuovo un altro conglomerato, questo basato in Nord America,
che sta basato a questa aspettativa di un mercato che sta crescendo a più di entre 20 e 30% annualmente. Principale conclusione: è un mercato nuovo, relativamente parlando, perché stiamo parlando di 10-15 anni, ma è un mercato che sta crescendo a una velocità straordinaria, non solo in questione di il consumo, ma pure in quello che è rispetto a innovazione e ricerca farmaceutica e medicinale e legalizzazione a un livello mondiale. È un mercato che tutti già adesso a questo punto, dopo quasi 10 anni di dati, è un mercato che si sa va a continuare a crescere. Domande che rimangono, e dipendendo a chi uno chiede, se l'uso recreazionale o l'uso medicinale cresceranno di più. Noi a New Frontier Data vediamo quasi un'unione dei due, basato alle ragioni per le quali anche quelli che lo usano recreazionalmente vedono l'impatto di medicinale. E finalmente, in quello che è questione di investimenti, un dato che non avevo nelle slide è che dell'anno scorso a quest'anno abbiamo visto un cambio del volume di investimenti dentro di quello che è il mondo del cannabis di 2,1 miliardi a quasi 5 miliardi. Dunque, il livello di investimento, dunque la percezione del mondo degli investitori e delle finanze nel senso alle opportunità che questa industria e organizzazione dentro di questa industria offrono, è forte e grande. Vi lascio con queste ultime parole. New Frontier Data, noi regolarmente pubblichiamo dei studi che sono gratis. Uno degli ultimi che abbiamo pubblicato è un studio profondo dell'impatto prima e dopo Covid in quello che è il consumo e la domanda del cannabis mondialmente. Potete andare a New Frontier Data per leggerlo. Ecco, allora Giada, grazie mille, sei stata veramente bravissima, devo dire, anche rispetto, aspetta che mi rimetto io anche il video, anche devo dire che il tuo italiano rispetto anche a un anno fa è diventato perfetto, complimenti. Lavoro. No, guarda, ti ringrazio, tutto molto interessante e al punto, ecco, non posso aggiungere niente se non dire che se credete nelle prospettive, nelle opportunità di questo settore di cui vi ho appena parlato Giada, io adesso vi parlerò velocissimamente 5-10 minuti su quello che è il prodotto, l'ETF, che poi è quello che facciamo noi di Rise ETF assieme appunto a Giada e New Frontier Data e che vediamo insieme il modo più completo per andare ad investire nella parte diciamo medica, terapeutica di questo settore. Allora, come potete vedere dalla slide, come ormai sapete benissimo, il prodotto è stato fatto con appunto il supporto di New Frontier Data. Il primo step è quello che ci viene dato, appunto l'analisi che ci viene data da Giada e dal suo team, è appunto una riclassificazione delle aziende che fanno parte della canapa, quindi che fanno parte del settore della cannabis. Vengono riclassificate in questi 4 settori che vedete qua. Adesso dovreste vedere la presentazione a schermo intero, non leggete perché cercherò di parlarvene un po' io, in ogni caso riceverete la presentazione. Primo settore, e questi 4 settori vanno ad escludere tutta la parte ricreativa. Quindi, primo settore, biotecnologia e farmaceutica, quindi una sorta di biotech. E questo se tutte quelle aziende tipo GW Pharmaceutica che stanno sviluppando appunto dei farmaci basati sulla canapa. Questo settore avrà circa il 40% del fondo. Secondo settore in cui si va a investire sono le case farmaceutiche. In questo caso, allora, ci tengo a dire che abbiamo voluto inserire le case, le Big Pharma all'interno del prodotto perché ci sono
alcune case farmaceutiche che o in maniera diretta o tramite acquisizioni stanno entrando in maniera massiva nel settore della cannabis. Detto ciò, capiamo che questo che sia una diciamo parte molto relativa dei loro ricavi, e quindi sì, è giusto inserirle nel prodotto, ma non vogliamo creare un prodotto che sia una sorta di farma, quindi mettiamo un cap massimo al 10%. Quindi questa parte delle case farmaceutiche sarà cappata al massimo del 10% del portafoglio. Le includiamo, ma le limitiamo. Terzo settore in cui si va a investire è canapa e CBD. Ecco, qui si avrà all'incirca un 17-20% del portafoglio in questo settore, in questo subsector, e sono tutti quei prodotti orientati verso il benessere, come possono essere degli integratori alimentari, bevande o medicinali da banco che non richiedono la ricetta ma che si trovano da banco. Appunto, tutti quelli che puntano, diciamo, sul CBD e hanno un livello massimo di THC, che è quindi la parte stupefacente della pianta, minore allo 0,3%, quindi minore ai livelli, diciamo, giudicati legali dalla legge. Ultimo settore, ma anche questo in grandissima espansione, è appunto quello delle tecnologie per l'agricoltura e forniture, perché sì, è vero che la pianta della canapa ha un enorme sviluppo medico, però è anche vero che è veramente una pianta a 360 gradi, ho imparato studiandomi questo prodotto, perché ha moltissimi sfoghi anche in altre attività che possono essere appunto l'agricoltura, ma non solo, anche nel tessile, o ha tantissime proprietà isolanti, quindi viene a volte anche utilizzata anche nelle costruzioni. Ecco, questo è, diciamo, l'ultimo settore di questa bellissima pianta. Cosa otteniamo quindi da New Frontier Data? Una sorta di universo, questo è un piccolo esempio di universo di output, diciamo, che ci viene dato, dove noi vediamo la società, il nome della società, in che sottosettore si trova, quindi biotech oppure canapa CBD, tecnologie, via dicendo, in che borsa è quotato e il paese di riferimento. Ora, questa è la slide di cui vi avevo accennato all'inizio, quella che secondo me fa capire molto bene come si arriva da quello che è l'universo di azioni al prodotto finale. Ecco, New Frontier Data stabilisce l'universo azionario delle aziende che fanno parte di questa tematica. A quel punto c'è un primo screening dell'universo che viene fatto in base alle società quotate, alle quotazioni. Quindi in questo prodotto in particolare noi andiamo ad includere quelle aziende che sono quotate negli exchange principali, quindi exchange come la borsa di New York, Nasdaq, Hong Kong, oppure la borsa australiana di Toronto, queste borse principali. Perché facciamo ciò? Perché una società, per essere quotata in queste borse, deve già subire, tra virgolette, uno scrutinio molto severo per arrivare alla quotazione. Quindi, secondo noi, è un primo buon filtro per essere un po' più sicuri. Dopodiché andiamo a dare i soliti filtri, questi classici di tutti gli ETF, ecco, filtri di capitalizzazione e liquidità. Nulla di particolare in questo caso, arriviamo a 42 aziende. Ovviamente per un ETF la cosa più importante è che sia investibile e che quindi sia liquido abbastanza. Dopodiché, altro punto molto molto importante secondo me è la lista di esclusione che facciamo, che è un secondo filtro, diciamo, dove si vanno ad analizzare le società rimanenti e le andiamo a riguardare sotto due punti di vista. Andiamo a controllare, uno, che queste società non facciano assolutamente niente, che non abbiano nessuna attività che sia ricreativa. Due, andiamo a controllare che queste società siano legali in tutti i paesi
e soprattutto legali sia dal punto di vista federale che dal punto di vista statale. Ecco, in particolar modo qui ci riferiamo agli Stati Uniti, dove alcune società sono magari legali a livello statale, ma non per forza lo sono anche a livello federale. Quindi, in qualora ci fossero dei dubbi di questo genere, le società vengono poi escluse da questa nostra lista di esclusione. Diciamo che, dato il settore, noi preferiamo avere un approccio più conservativo e togliere due aziende di più rispetto a lasciarle nel dubbio. Ultimo punto, ponderazione, quindi i pesi su questo prodotto specifico vengono dati in base alla liquidità. Questo perché dobbiamo garantire, come dicevo prima, è fondamentale garantire in un ETF che il prodotto sia liquido e scambiabile sul mercato. Allora, cosa si ottiene? Si ottiene un portafoglio, come abbiamo visto, diversificato con 32 società, come vedete qua. La classificazione, vedete il primo grafico a sinistra, sono quei quattro subsectors in cui andrete a investire: biotech and pharma, big pharma, che a questo punto è addirittura meno del 10%, poi agriculture technology e CBD, che sono appunto le medicine da banco. A livello di esposizione GICS, come molti ETF tematici, ecco, vedete che siete investiti trasversalmente, questo appunto perché il prodotto tematico non ha limiti geografici o limiti settoriali, non segue le vecchie classificazioni che vengono date a modi S&P e via dicendo. Quindi è un prodotto trasversale che va a investire in tutto questo nuovo settore, chiamiamolo così. Esposizione geografica, magari qua, ecco, l'unica cosa, forse vi stupirete di vedere poco Canada, perché tante delle aziende, poi magari Giada mi correggerà in questo o vorrà magari aggiungere due parole, però poche aziende in Canada in realtà fanno parte, diciamo, della parte medica, sono più le aziende, credo, ricreative, ed è per questo che l'ho trovato in maniera un pochino minore. Capitalizzazione, anche qua molto importante notare che questo prodotto andate ad investire in principalmente small e mid cap, perché, come diceva appunto Giada, è un settore relativamente nuovo che sta crescendo moltissimo e quindi questo si ripercuote poi anche nell'esposizione che avrete all'interno del portafoglio e nella capitalizzazione. Per quello che riguarda la performance, tra l'altro devo dire che sì, da quando è stato poi eletto anche Biden negli Stati Uniti, il prodotto ovviamente ha avuto un'ottima performance, con una buona notizia dietro l'altra da quel fronte, e è stato tra l'altro anche il terzo prodotto più performante dei primi tre mesi dell'anno, quindi quello ha dato soddisfazione. Ovviamente, come tutti i prodotti tematici, vanno comunque comprati con un'ottica, una visione di lungo periodo, di medio-lungo termine, quindi direi perlomeno sui 5 anni, perché questi prodotti ovviamente hanno grande potenzialità di crescita, ma come tutti i prodotti azionari non sono immuni agli shock di breve termine, come magari anche la volatilità che stiamo vedendo in questo momento. Il prodotto ad oggi è quotato in Germania, in Svizzera e a Londra, quindi purtroppo non è ancora quotato su borsa italiana, e non so neanche dirvi quando potremo quotarlo, ma sarà la nostra premura ovviamente farlo presente a tutti quanti una volta che sarà possibile. In ogni caso, lo potete comprare in euro sull'Oxetra, quindi in Germania. Ha un TER di 0,65, ad oggi ha raggiunto circa una sessantina di milioni, è replica fisica piena, quindi va ad investire in azioni e non ha, diciamo, nulla di strano al suo interno, non c'è solo ed esclusivamente azioni, ecco. Detto ciò, io con la presentazione del prodotto avrei finito, anzi sono andata più lunga di quello che forse avrei dovuto. Rimetterei un attimo il video e magari risponderei velocemente a qualche domanda. Giada, magari faccio prima te la prima domanda, se va bene. Ecco, perché ne ho letto un paio e ovviamente tu attrai molto più interesse rispetto alla mia parte del prodotto.
Quindi, allora, Salvatore mi chiede: il mercato del CBD verrà finalmente regolamentato in Italia e in Europa? Seconda parte della domanda. La regolamentazione potrebbe dare spazio ad accordi con Big Pharma minacciando i piccoli imprenditori? Allora, la prima parte della domanda è se si legalizza il CBD in Italia. In Italia e in Europa, ed Europa. Allora, il CBD infatti è in forma non... è legale. Allora, il CBD in Italia si può usare in forma di crema e si può usare in forma orale solamente per ricerca. Dunque, non è ancora arrivato l'uso del CBD nel senso delle gocce o di mangiarlo, ma in forma di crema è legale. Adesso, la regolazione intorno a questa legalizzazione non è perfetta, ma questo è vero di tanti mercati, non solo in Europa, in Italia, ma anche in Stati Uniti. Le regolazioni sono ancora un po' in un'area grigia, per essere onesta. Nel senso che in Europa, ci sono tanti paesi in Europa dove è già legale, per esempio la Germania. Dunque sì, sta entrando poco a poco la legalizzazione. Tanti paesi stanno cercando di capire veramente pure quello che sta facendo Stati Uniti e imparare delle lezioni di là e applicarle in quello che è la regolazione per Europa. E in quanto che una volta che sia legalizzato in maniera più stabile in tutta Europa, se potrebbe fare, ci sarebbe unione con l'industria farmaceutica, se potrebbe impattare alle aziende più piccole, noi in Stati Uniti quello che abbiamo visto prima di tutto che sì, che il mondo farmaceutico stiamo vedendo un'unione, assolutamente, perché come avete visto le patologie che stanno sotto ricerca adesso hanno degli impatti a dei farmaceutici abbastanza importanti mondialmente. Dunque queste aziende di farmaceutiche vogliono capire se c'è competenza o se può aiutare. Dunque c'è veramente un volere capire l'impatto di questa pianta e come la possono utilizzare. La seconda parte, nel senso di che se può impattare di qualche maniera alle aziende più piccole, e quello è vero di qualsiasi mercato. L'abbiamo visto pure con l'alcol, no? Ma non vuol dire, per esempio, nel mondo della birra ci sono le macro brewery e quelle funzionano e continuano. Ci vanno a essere delle economy of scale, delle grandi aziende, e sì, e quello non c'è, sono forze del mercato che non si possono controllare. Ma non è vero, soprattutto basato a come il consumatore, il paziente si sta comportando per adesso, c'è un interesse in avere accesso a un prodotto più locale e più specializzato al paese o a un consumatore di una regione. Stiamo incominciando a vedere questi interessi del consumatore, dunque si vedrà a quanto livello sarà l'impatto. In posti come California stiamo vedendo un po' di bilancio, che è uno dei stati che ha più storia. Dunque, come dicono in inglese, remains to be seen, to be continued. Giusto, grazie mille Giada. Allora, parto con la domanda successiva. Allora, come vedi la crescita del mercato della cannabis medica rispetto a quello totale, ricreativa inclusa? Una delle cose che forse non avevo detto al principio, noi siamo un'azienda che siamo assolutamente neutrali, non siamo pro cannabis, non siamo anti cannabis, la nostra missione, il nostro lavoro, scopo è di riportare i dati come sono. I dati, oggi vediamo che la parte medicinale è quella che sta crescendo più aggressivamente e con più consistenza, soprattutto quando stiamo guardando al mercato mondiale. È vero, in Stati Uniti, due mercati molto importanti, California, Colorado, sono dei mercati recreazionali. È anche vero che in Canada adesso è pure legalizzato recreazionale, è anche vero che Messico possibilmente apre recreazionalmente, e questo avrà un impatto nel quanti consumatori ci sono, ma nel senso del mercato globale, oltre questi posti che ho appena detto, il mondo è interessato più che altri all'impatto medicinale della pianta. È questo che stiamo vedendo nei dati. Dunque, non vuol dire che il mondo recreazionale non ci sarà più, continuerà a esserci in certi posti,
ma noi non vediamo che sia un impatto globale. Sì, vediamo però che l'impatto a livello medicinale sarà assolutamente nel mondo intero. Allora, qui ho, grazie mille Giada, ho una domanda invece più per me che per te. C'è Vittorio che ci chiede se ci sarà occasione di sentirci anche su Rise Education Technology and Digital Learning. Allora, Vittorio, in realtà io non ho in questo momento in programma di fare un webinar anche su quello, anche perché stiamo per lanciare un paio di nuovi prodotti nel giro di un mesetto, diciamo, quindi nel breve termine mi focalizzerò su quello. Detto ciò, sarà mia premura mandarti l'ultimo webinar che ho fatto non troppo tempo fa su quella tematica e magari possiamo parlarne anche vis-à-vis e vedere insieme le slide e via dicendo. Anzi, questo con tutti quanti, chiunque voglia fare due chiacchiere, per favore, non esitate a mandarmi un'email o a chiamarmi. Sono contenta di parlare ecco, con tutti. Io direi tra l'altro che sono le 5, il tempo è terminato, ringrazierei tantissimo Giada e tantissimo, grazie davvero e tantissimo anche tutti voi che siete stati qua ad ascoltarci. Vi manderemo tutte le informazioni e andatevi a vedere il sito di New Frontier Data dove troverete tantissimi materiali molto interessanti ecco, per di voi interessati. Buona giornata, buona serata, grazie ancora Giada. Grazie, ciao Manuela, grazie. Ciao, grazie a tutti.